Tutte le cose che vuoi cambiare di te stesso sono ciò che tu sei. Sono la tua forza. Negalo e non sarai nessuno. È un dovere dare ascolto a quello che sentiamo dentro. E se uno si è guadagnato il diritto ad essere quello che è, nessuno glielo toglie. Mi hai insegnato l'unica cosa, la sola cosa che non devo mai dimenticare è non arrendersi mai. Grandi momenti derivano da grandi opportunità. È il vostro momento. Era destino che vi trovaste qui. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c'è dentro di noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Ci sono momenti in cui vinci, certo, in cui pareggi, perdi, lasci o raddoppi. Capita a tutti di perdere qualche volta. E allora o fai bagagli e torni a casa o continui a lottare. Ci sono momenti nella vita, infine, in cui perdi te stesso e altri in cui perdi davvero tutto. Puoi mollare. Te ne puoi andare. Se molli adesso, mollerai ogni giorno finché vivrai. Mollare, non mollare. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi, determinato a guadagnare terreno con voi, che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Questa squadra si combatte per un centimetro. Questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Io, nella mia vita, ho perso molto e molto ho ritrovato.